Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi faccio vedere finalmente come ho montato il nuovo scudo della versione Giulietta 2016 sulla mia 2013. È un'operazione semplicissima che secondo me potete fare tranquillissimamente tutti, basta avere un po' di spazio, qualche attrezzo, un pochino di manualità, magari 4 mani anziché 2, e potete farlo tranquillamente anche voi. Detto questo, vi lascio tutti i link dei prodotti in descrizione e vi lascio al video. Ecco quindi ragazzi il mio frontale che montava appunto ancora il vecchio scudo. La prima cosa che andiamo a fare è aprire ovviamente il cofano e a dare sicuramente una bella pulita a tutta quella terra che si è accumulata, essendo che comunque la macchina è rimasta tanto ferma. La prima cosa che faccio, iniziamo quindi svitando i 4 bulloni che troviamo subito sotto il cofano appunto, che tengono ancorato il paraurti nella parte superiore al longherone nel vano motore appunto. Li svitiamo o a mano tramite una rugola appunto a Torx, oppure utilizzando un cricchetto come ho utilizzato io. La prossima azione da fare è quella di andare a svitare le viti che tengono ancorato appunto il paraurti al parafango e al paraspruzzi sotto il parafango. Quello che ci risulterà sono le 4 viti appunto, più un altro bullone Torx che vedrete tra poco, che tiene appunto il paraurti ancorato al parafango. Facciamo questo perché il paraurti comunque viene sostenuto proprio dal parafango stesso, quindi è un'operazione essenziale, un'operazione da fare all'inizio, perché non riuscirete mai, se no in altro modo, a scollegare appunto tutto il parafango in maniera semplice. Considerate che appunto il paraurti è sì fissato con queste 4 viti più il bullone a Torx, poi però nella parte superiore del faro è invece incastro, quindi quando andate a rimuoverlo, a scollegarlo, fate attenzione comunque a utilizzare la giusta cautela. La prossima operazione è quella di andare invece a svitare tutti i bulloni Torx presenti nella parte inferiore, quindi che mantengono fisso il paramotore, il copremotore sottostante, e a sua volta tengono ancorato anche appunto il paraurti nella zona più esterna. Non è necessario smontare tutto il copremotore perché bastano semplicemente tutte le viti esterne, di cui 2 più piccoline ai lati delle ruote e le altre un po' più grosse nella parte centrale. Quindi non state a smontare tutto il paramotore perché non ha nessun senso e non serve. Verificate sempre comunque di avere svitato i bulloni giusti, nel mio caso forse ne mancava uno, quindi considerate anche questo. A questo punto, come vi dicevo prima, facendo una leggera forza continua e costante sui lati del paraurti, nella zona del parafango, andiamo a scollegare quei gancettini, le clip che lo tengono ancorato appunto al parafango, al faro e così via. A questo punto abbiamo scollegato tutto, quindi il paraurti dovrà in qualsiasi modo venire via tassativamente. Fate attenzione a non portarvelo dietro perché avremo ancora collegati le luci dei fendinebbia, quindi scollegateli prima, appoggiate prima il paraurti a terra, scollegate i 2 connettori da entrambi i lati che portano corrente appunto ai fendinebbia. A questo punto abbiamo scollegato completamente il paraurti. La parte più difficile, diciamo, che è stata fatta era appunto scollegarlo. A questo punto semplicemente andiamo a svitare le viti e il singolo bullone, il singolo dado che tiene il nostro stemma originale. Come vedete sono 2 viti superiori, 2 centrali e una in fondo. Non sarà un'operazione difficile sicuramente. Poi, se avete acquistato anche il kit completo per
le modanature inferiori, potete anche tranquillamente sostituire quelle senza problemi andando a sganciare i vari gancetti che le tengono. A questo punto possiamo togliere tranquillamente il nostro stemma originale, prendere quello nuovo. Io l'ho acquistato su eBay, vi indico il link in descrizione, a 76-78 euro a memoria. Non è originale, la qualità però mi sembra molto buona, sicuramente non è a livello dell'originale, però diciamo che per quella cifra rispetto ai 110-120 che si paga a nuovo è tranquillamente giusto come prezzo, giusta come qualità. Ho acquistato anche poi lo stemma, una coppia di due stemmi, anche questi non originali da applicarvi sopra, perché in questo caso non è incluso lo stemma, cosa che spesso invece è incluso su quelli originali, però appunto considerate che il costo dello stemma si aggira intorno ai 7-8 euro per la coppia, quindi è una cosa fattibilissima. Ci ho dato poi una bella pulita per inserire il nuovo stemma nell'alloggio, appunto, anche perché è una zona in cui ci si va a infilare sassolini, terra, asfalto, di tutto, quindi vi consiglio di pulirlo accuratamente prima per evitare anche di andare a rovinare il nuovo stemma, il nuovo scudo. A questo punto possiamo quindi prendere il nuovo scudo, inserire, avvitare i perni che vengono forniti insieme appunto allo scudo, che ci permetteranno poi, i perni filettati, di fissare con i bulloni appunto il nostro scudo al paraurti. Con delle tenaglie poi rimuoviamo il perno dietro lo stemma, dietro il logo, che è presente invece sui nuovi modelli. Lo rimuoviamo perché sui modelli pre-2016 non è presente il forellino per andare a inserirlo, quindi lo tagliamo semplicemente con una tenaglia, per far sì che aderisca comunque perfettamente alla sua sede. A questo punto possiamo tranquillamente ricollegare i due fendinebbia e andare a reinserire il nostro paraurti nelle apposite sedi, facendo bene attenzione che combaci tutto, soprattutto nella parte sottostante e laterale, anche perché il nostro paramotore dovrà perfettamente rientrare nella sua sede, e così anche i lati dovranno rientrare perfettamente nei gancini ed essere ancorati bene. Fate attenzione a questa parte, non rovinate i vari ganci che trattengono il paraurti, anche perché poi sennò avreste un paraurti mezzo storto e che sicuramente non è ben ancorato. Inseritelo bene, fate la giusta forza, la giusta pressione, ma se vedete che non entra, non esagerate e riverificate la situazione. Come vi dicevo prima, inserite bene quindi il paramotore sottostante, riavvitate tutti i bulloni anche qui, e come vedete questo è il risultato finale. Il frontale è stato aggiornato in un certo senso con il nuovo scudo, appunto. Non ci resta altro che andare ad applicare il nostro nuovo logo, il nostro nuovo stemma. Fate una considerazione, ossia che lo stemma che ho acquistato io, che vi indicherò anch'esso nella descrizione, non aderisce perfettamente alla sede di questo scudo, quindi dovrete o andare a lisciare i bordi, a sottigliare i bordi dello stemma, cosa che vi sconsiglio, oppure andare a porre un distanziale sulla sede del logo, come farò io tra poco, per far sì che aderisca completamente. Io ho usato un tondino in plastica, opportunamente applicato con Attac, spero infatti che duri poi nel tempo, e poi sopra di esso vi ho appunto incollato il nuovo logo. Fatelo aderire bene, mi raccomando, anche perché sennò si va a perdere per strada. Rimuovete infine la pellicolina che è solitamente posta su tutti questi stemmi, e devo dire che il risultato finale mi ha davvero soddisfatto. Non ho notato grosse differenze rispetto ai nuovi modelli 2016,
a parte poi per discorso paraurti sottostante, e mi ha davvero soddisfatto. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un pollicione in su al video, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla mia pagina Facebook per evitare di perdervi i prossimi video e ci vediamo al prossimo.